Buonasera, questo è il terzo incontro di chimica e storia, l'affermazione dell'atomismo, e invertiremo l'ordine, cioè inizia Gianluca Farusi e poi seguirà Giovanni Villani, insomma per problemi di varia natura. D'altra parte è anche giusto fare in questo modo perché Gianluca Farusi ci parlerà di Cesare Bertagnini e quindi si ricollega un po' al lavoro che ha fatto, che è stato fatto a Pisa in chimica organica con Cannizzaro e soprattutto Piria, che abbiamo capito che si dice Piria con l'accento sulla I, perché ieri ci siamo telefonati io e Gianluca e avevamo questo annoso problema, si dice Piria o Piria, insomma abbiamo capito che si dice Piria. Sempre in questa telefonata ho capito che non devo dire nulla, perché sapevo delle cose che invece saranno presentate come scoop e quindi non, no. Invece vi dirò alcune cose di Gianluca, che io conosco da diversi anni, è un bravissimo insegnante di chimica, lavora all'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Carrara Venza, è uno che sa tutto. Sa tutto, non solo di chimica, sa tutte le lingue. Nelle occasioni in cui ci siamo ritrovate insieme, per me è sempre stata una sicurezza perché quello che non sapevo io è sicuro che lo sapeva lui. Quindi siamo. Ha vinto un sacco di premi anche per Science on Stage e è arrivato fra i primi 10 migliori professori d'Italia, vero? Ma per la chimica o in generale? Dillo per Benino, sei in inglese. L'Italian Teaching Prize di 2 anni fa. Vedo che l'ha detto bene. Che altro dire? Manda degli auguri di Buon Natale, che sono fra i più belli che io abbia mai ricevuto e li conservo proprio di anno in anno con grande piacere. Il titolo del suo intervento è Gli studi di Cesare Bertagnini, quale contesto di senso per un percorso laboratoriale di chimica organica. E quindi lascio la parola a Gianluca che ci dirà tutto quello che io non posso dire. Vai. Utilizzo questo Sì, qua. quello lì. No, devo dire un'altra cosa, che il prossimo incontro non sarà qui. Ma all'aula Dini, quella in Palazzo del Castelletto che è stata fatta la volta scorsa. E poi un'altra cosa che mi stavo dimenticando è che ho parlato con Eugenio Torracca, che è venuto la volta scorsa, e ha detto che se volete mettervi in contatto con lui per dei chiarimenti o per qualsiasi cosa, il suo indirizzo email è eugenio.com. Torracca con due R e due C, chiocciola uniroma3.it. Il mio, penso lo sappiate, comunque è ele.aquilini6 chiocciolagmail.com. Questo insomma per qualsiasi cosa vogliate sapere. Allora, vai Ok, Gianluca. buonasera a tutti. Dopo l'imbarazzante introduzione, che è ovviamente più verisimile che vera, insomma, di Eleonora, un po' esagerata, volevo iniziare la chiacchierata appunto parlando con voi di questo progetto che è stato svolto 2 anni fa con i miei allievi in occasione del concorso Pianeta Galileo, che abbiamo avuto l'avventura appunto di vincere. Mi piacerebbe iniziare con le parole del professor Raffaello Nasini, docente di chimica presso l'Università di Pisa nei primi anni del Novecento. Periodo glorioso per la chimica italiana e per la cattedra di questa scienza nell'Università di Pisa. Fu quello in cui avemmo qui come maestro Raffaello Piria. Qui a Pisa nacque la chimica italiana, periodo glorioso non solo per l'ammirabile produzione del chimico illustre che quasi esclusivamente in Pisa eseguì quelle ricerche, pubblicò quelle memorie, che
che resero celebrato il suo nome, ma anche perché alla sua scuola si formarono due allievi, dei quali uno superò nella forma il maestro, voglio dire Stanislao Cannizzaro, il fondatore dell'attuale teoria molecolare atomica. L'altro allievo fu Cesare Bertagnini, che certo avrebbe uguagliato e forse superato il maestro se la morte immaturamente e crudelmente non lo rapiva. Morì a 30 anni, Cesare Bertagnini nacque il 15 agosto del 1827, morì il 23 dicembre del 1857 di tisi. Allora, detto questo, per capire qual è il contesto all'interno del quale si muove Cesare Bertagnini, volevo ricordare molto brevemente come la chimica organica era organizzata in quel tempo. Innanzitutto, nei primi anni del XIX secolo, a parte la suddivisione della chimica in chimica minerale, in chimica vegetale e chimica animale, diciamo che vi erano diverse teorie che si erano succedute abbastanza velocemente. Nella prima parte, diciamo, del secolo sicuramente aveva fatto da padrone Berzelius con la sua teoria dei radicali, però non tutte le reazioni chimiche erano in grado di essere dimostrate attraverso questa teoria. Ad esempio quella che noi oggi chiamiamo la sostituzione nucleofila alifatica non si può spiegare con la teoria di Berzelius, non si poteva spiegare con la sua teoria, per cui due scuole, quella tedesca e quella francese, la prima con a capo Liebig in quel tempo a Gießen e l'altra a Parigi con a capo Dumas, contrapposero la teoria dei tipi. Poi, siccome anche con loro si presentarano lo stesso tipo di problemi, gli stessi tipi di problemi, due chimici francesi, Laurent e Gérard, disegnarono quella che viene chiamata una nuova chimica, introdussero una nuova teoria, che si chiama, prese il nome di teoria dei residui, che provava a dimostrare ciò che era incoerente da un punto di vista sperimentale con quella che era la teoria. Ecco, diciamo che, come disse Nasini, per fortuna nostra, oltre ai chimici inglesi, due italiani, e precisamente Faustino Malaguti e Raffaele Piria, condivisero le idee di questa teoria. Ricordiamoci che invece sia Berzelius, sia Dumas, sia Liebig ostacolarono parecchio e anzi, da un punto di vista personale, Laurent e Gérard, che erano francesi, la pagarono perché Dumas la fece loro pagare, anche da un punto di vista di carriera accademica. Perché per fortuna nostra? Perché poi Cannizzaro, allievo di Piria, fu così in grado di sistemare, da un punto di vista logico e più chiaro, quelle che erano teorie apparentemente contrastanti tra di loro e quindi avere una visione più organica della chimica organica, per l'appunto, e non in contraddizione con quelle che erano le apparenze e i risultati sperimentali. Allora, perché Cesare Bertagnini è così importante? Allora, ci sono diversi punti da tenere presente, poi di tutte le ricerche che lui fece, io con i ragazzi ho realizzato il laboratorio solo alcune, quelle che da un punto di vista didattico avevano due caratteristiche, più facili da realizzare e poi che mi permettessero anche di contestualizzarle, facendo loro sperimentare anche tecniche di cui loro erano a conoscenza, oppure perché da un punto di vista del meccanismo della chimica organica le trovavo particolarmente stimolanti. Comunque, detto questo, la prima cosa che c'è da dire è che se escludiamo Wöhler, che come è noto nel 1828 sintetizzò l'urea, e poi un lavoro sulla sintesi nell'alcol benzilico tramite un intermedio, tramite nitrile, che fecero Dumas, Malaguti e Leblanc, Bertagnini fu il primo italiano a fare che cosa? Perlomeno a tentare, poi vediamo perché tentare, quella che Berthelot chiama l'unione di due principi semplici per ottenere un composto naturale. Poi vedremo nei dettagli in cosa consiste questo lavoro. Poi, con la ricerca che prende il nome sovra un acido prodotto artificialmente sotto l'influenza delle forze che agiscono nell'organismo vivente, teniamo presente che molti dei chimici in quell'epoca, compreso Bertagnini, la teoria della forza vitale era ancora valida, per cui non stupisca questo, il titolo che lui diede a questo lavoro. Può essere anche considerato come il fondatore della chimica biologica italiana, perché dopo aver provato a somministrare questo acido nitrobenzoico prima ad un cane, vedendo che insomma non era
morto, provò lui stesso a ingerirne quantità fino a 80 grammi al giorno per vedere quali fossero le modifiche che avevano luogo all'interno dell'organismo, e arrivò a quella che lui pareva una conclusione giustamente importante, che quelle che a suo modo di vedere erano o si mostravano essere molecole meno pericolose, venivano escrete dall'organismo in maggior parte tal quali, quelle invece che dimostravano una certa tossicità l'organismo le modificava, in particolare se era accorto che il acido nitrobenzoico veniva poi trasformato in acido ippurico. La scoperta dell'acido ippurico a suo tempo era stata fatta da Liebig. Poi scoprì la reazione dell'addotto bisolfitico, vedremo poi in cosa consiste, e poi mise a punto un saggio per evidenziare la sinaptasia. Sinaptasia è un enzima, poi vedremo diciamo che caratteristiche ha. Giovanissimo, all'età di 23 anni, pubblica già sugli Annalen der Chemie, e dal 1855, quando poi Piria lasciò la cattedra a Pisa per passare a Torino, diventò, anche se purtroppo solo per 2 anni, docente presso l'Università di Pisa. E benché diciamo, la sua attività nel laboratorio, quello che si chiamava gabinetto chimico, era già iniziata nel 1944, lui aveva iniziato con gli studi matematici, poi diciamo che attratto dal fascino del Piria abbandona gli studi matematici per proseguire poi con gli studi chimici. Patriota, fece parte del battaglione universitario ed ebbe modo di combattere a Curtatone. Ok, ora riposa nel cimitero monumentale di Pisa. Ok, allora, vediamo, ora non so perché qui è cambiato il formato rispetto a come avevo fatto io, ma è uguale. Le opere e diciamo, i lavori che io ho affrontato con i miei allievi sono i seguenti. Il primo, della sinaptasia dei semi, come vi ho detto prima, ed è importante perché il primo enzima isolato fu nel 1833 da parte di Persot, e si tratta della amilasi. Dopodiché il termine enzima viene coniato da Kühne nel 1878 col significato, come sappiamo, di nel lievito, enzimos. Però il primo in qualche maniera averne in qualche modo approfondito le caratteristiche di questi tipi di molecole che si chiamano enzimi fu appunto Bertagnini. Dopodiché vedremo un altro studio che prende il nome di Ricerche sulla natura degli acidi contenuti nel Solanum di Copersicum e nel Cerasus caproniana, che sono il primo il pomodoro e il secondo la ciliegia amarasca, che Berthelot ritiene fondamentale perché rientra in quello che lui chiamava formazione artificiale di un principio naturale per decomposizione di altri principi più complicati o la trasformazione di principi, in altre parole la sintesi, va bene? Quindi tentò di avventurarsi in una sintesi di due composti, poi vedremo quali sono, comunque sono l'acido aspartico e l'asparagina, partendo dall'acido malico, e vedremo perché poi si interessa in particolare di questi due. E poi vedremo lo studio vi ho già detto prima, sugli oli essenziali e il saggio che lui scoprì per separare l'aldeide dai chetoni, e quindi anche da un punto di vista dell'industria delle essenze si rivelò molto importante. E poi lo studio sulla filirina, che fu pubblicato postumo, che è molto importante per quanto concerne lo studio dei glicosidi. Okay? Allora, partiamo dal primo. Io direi che per alcuni conviene leggere quello che lui stesso scrisse, perché con i miei allievi siamo partiti dai testi di Bertagnini. Poi vi farò vedere alla fine diciamo, di questa chiacchierata in che modo diciamo, abbiamo letto questi testi. Allora, Rubichet scoprì la sinaptasia nelle mandorle amare e nelle mandorle dolci e disse che non esisteva negli altri semi. La reazione però di cui egli poteva valersi nel ricercare la sinaptasia non era così semplice e netta come quella che ora si possiede, da che il professor Piria fece conoscere l'azione singolare esercitata da questo fermento sulla salicina, onde io, avuto riguardo all'importanza presentata da un corpo che agisce sugli altri in un modo da non potersi interpretare con le cognizioni che si hanno sulle chimiche affinità e dalla facilità con la quale avrei potuto ricercarlo, volli vedere se si rinvenisse nei semi più comunemente di quello che si credeva.
Per fare ciò ho pestato i semi che volevo esaminare, li ho uniti ad acqua distillata in modo da farne una specie di emulsione e li ho lasciati, termine medio 3 ore, in contatto di un poco di salicina polverizzata. Siccome la sinaptasia decompone a capo di un certo tempo la soluzione acquosa di salicina in saligenina e zucchero d'uva e siccome la saligenina si colora di paonazzo carico in presenza dei sali di perossido di ferro, a capo delle 3 ore ho versato poche gocce di percloruro di ferro nell'emulsione. In parole povere, che cosa ha fatto lui? Lui ha preso una serie di semi, alcuni sono riportati qua. Ora mi dispiace tornare a dire, ma non so perché non si vede il, diciamo, il formato come avevo fatto e mancano anche alcune piante. Sì, prego. Qual è il tuo file? Sì, questo? Quello lì. L'hai fatto col PowerPoint, col Microsoft PowerPoint? Sì. Torna dove stavi. Allora, vediamo un po' se riusciamo. Dunque, ero qua. Ok. Aspetta. Ok, ora ci siamo. Mi interessava perché noi siamo partiti a livello laboratoriale dal Pyrus malus, ok? Allora, lui classifica i semi in 2 tipologie. Quelli che a seguito dell'esperienza, vedremo, dimostrano di contenere sinaptasia e quelli che invece dimostrano di non contenerla. Al contrario di quanto aveva detto Rubiché, per il quale solamente le mandorle erano, diciamo, si caratterizzavano per il fatto di contenere tale, quello che noi chiameremo enzima, eh? Allora, abbiamo fatto così quei ragazzi. Allora, l'esperienza si è svolta in 2 modi. Prima abbiamo usato i semi di mela tal quali e poi, seconda parte dell'esperimento, abbiamo estratto l'emulsina dalle mandorle dolci. Allora, per quanto riguarda la prima esperienza, appunto, si sono presi i semi di mela, vengono pestati, si scioglie in acqua una punta di spatola di salicina, dopodiché alla soluzione di salicina aggiungiamo un poco dell'emulsione che si è ottenuta pestando i semi di mela. La trasformazione in gioco, l'emulsina praticamente in grado di scindere i beta-glicosidi, l'enzima in grado di scindere quindi la salicina in glucosio, nello zucchero d'uva, e nella saligenina. E la conferma di questo è venuta aggiungendo chiaramente cloruro ferrico, che, come diceva Bertagnini, conferisce all'ambiente di reazione un color viola paonazzo. Quindi questa è la dimostrazione che i semi di mela effettivamente contengono questo enzima. La seconda parte dell'esperienza invece è consistita nel estrarre l'emulsina dalle mandorle dolci. Quindi abbiamo preso 10 grammi di mandorle dolci, questi vengono macinati, vengono posti in Soxhlet insieme all'acido acetico all'1%, poi se siete interessati vi posso mandare i dettagli di questo percorso, si filtra, aggiungiamo la soluzione 25 ml di acetone, si tratta in ghiaccio e poi viene fatto asciugare sul filtro in frigo. Dopodiché si fa la stessa cosa, cioè si aggiunge l'emulsina così estratta alla soluzione. Tempo 2-3 ore, si va a fare nuovamente il saggio con cloruro ferrico e, come vedete, viene positivo. Quindi si è ripetuta nella prima parte l'esperienza di Bertagnini, nel secondo caso abbiamo preferito estrarre il complesso enzimatico e poi utilizzarlo per far avvenire la reazione. Dopo i ragazzi, volevo fare con i ragazzi un'esperienza che fosse semplice da realizzare, da esportare anche in altre scuole e che riguardasse sempre l'azione di un enzima. In questo caso noi abbiamo utilizzato l'alfa-galattosidasi prendendola da un prodotto commerciale, che adesso insomma è lì, però preferisco non leggere a voce alta, e abbiamo trattato un estratto di piselli. Come si sa, piselli e fagioli contengono oligosaccaridi come raffinosio e stachiosio, e questo enzima è in grado di scindere il raffinosio in saccarosio e di galattosio e poi il saccarosio in glucosio e fruttosio, lo stachiosio in saccarosio e galattosio e poi a sua volta il saccarosio nuovamente in glucosio e fruttosio. E allora cosa abbiamo pensato di fare? Utilizzando semplicemente
un misuratore di glicemia, okay, si è pensato di andare a valutare nel tempo la quantità di glucosio presente in questo estratto di piselli. E chiaramente abbiamo avuto bisogno di fare una prova in bianco per fare una retta di taratura, e sia questi piselli in acqua sia il glucosio sono stati posti in acqua 18 ore prima, perché c'è bisogno di ottenere che i due anomeri vengano convertiti nell'unico anomero più stabile, e quindi abbiamo iniziato a farlo 18 ore prima. Dopodiché, fatta la retta di taratura appunto con il glucosio, si è proceduti ogni 5 minuti a prelevare l'estratto di piselli, di andarlo si pone sullo stick, e si va a valutare la glicemia, l'indice di glicemia che viene appunto segnato dallo strumento, e si ottiene quello che abbiamo riportato qua. Questo è la retta di taratura con i valori che vengono letti nel glucometro, invece questo qua è la retta ottenuta una volta che è stata corretta in funzione della retta di taratura. La seconda esperienza che vi presento invece è l'estrazione dell'acido malico. Allora, Bertagnini viene incaricato dal Piria di estrarre una grande quantità di acido malico. Ora, una delle domande che ci si pone è come mai a un certo punto Piria gli domanda di estrarre questa grande quantità di acido malico, lo vedremo tra poco. Innanzitutto Bertagnini, che era un discente estremamente volenteroso e mai avrebbe, in qualche maniera, sarebbe venuto meno a quelli che erano i desiderata del Piria, spesso rinunciò alle sue ricerche personali per accondiscendere a quelle che erano le richieste del maestro, e allora cominciò in qualche modo a testare tutto una serie di piante. Comincia in qualche modo dal pomodoro, ma si accorge che nel pomodoro è presente un altro acido, che era l'acido citrico, e lui era in grado di identificarlo in base a quelle che erano state le ricerche precedenti di Liebig. Inizia a analizzare tutta una serie di piante e alla fine ne trova in grande quantità nella ciliegia marasca. Ora, una piccola curiosità: se voi avete occasione di andare a Montignoso, la casa di Bertagnini, che nacque a Montignoso, non so se ve l'avevo detto prima, in provincia di Massa Carrara, è stata praticamente smembrata. E addirittura la parte della villa dove lui abitava, dove era presente anche questo di ciliegia marasco, molto importante da un punto di vista della chimica, perché lui ci estrasse questo acido malico, bene, il proprietario la prima cosa che ha fatto è stata quella di segarlo, per cui non esiste più. E altra parte della casa del Bertagnini è stata destinata invece alla creazione di case popolari, quindi non esiste più nemmeno questo per dire la sensibilità che delle volte si ha nei confronti degli uomini di scienza, quale Bertagnini in questo caso. E allora cosa ho fatto con i ragazzi? Dunque, abbiamo proceduto ad estrarre l'acido malico dal succo di mele, perché era inverno, non potevamo estrarlo dalla ciliegia marasca, quindi per motivi tecnici. Poi abbiamo estratto l'acido citrico dal pomodoro, così come fece Bertagnini. Poi ho proceduto con i ragazzi ad effettuare saggi di riconoscimento, questo perché volevo fare degli approfondimenti per quanto riguarda la chimica organica. Poi i ragazzi hanno chiesto, dato che conoscono la TLC, di fare una conferma anche tramite TLC, e poi abbiamo sintetizzato degli esteri utilizzando l'acido citrico e l'acido malico che avevamo estratto dalle piante. Allora, prima io volevo soffermarvi su quello che secondo me è più interessante, con il quale ho discusso con i ragazzi un po', ed è il perché Piria chiese a Bertagnini una grande quantità di acido malico. Allora, non ci sono dei documenti ufficiali da questo punto di vista, ma un biografo dell'epoca, un tale Doveri, che io sinceramente ho letto solamente in occasione del momento in cui mi sono informato riguardo a questa particolare tematica, dice che Piria aveva scoperto che l'acido nitroso era in grado, come sappiamo, di agire sul gruppo amminico e sul gruppo ammidico, trasformando in quello che noi oggi sappiamo, sulle ammine primarie, il gruppo amminico in gruppo alcolico e il gruppo ammidico invece nel gruppo carbossilico. Ora, chiaramente io parlo in termini moderni, perché ovviamente non era questo il linguaggio, però in sostanza si era accorto che trattando con acido nitroso l'acido aspartico e l'asparagina otteneva l'acido malico, e lui voleva fare
l'opposto, cioè voleva trattare l'acido malico con dell'ammoniaca per ottenere l'asparagina e l'acido aspartico, perché lui credeva che fossero rispettivamente la monoammide e la diammide dell'acido malico, cosa che noi sappiamo oggi non essere. E infatti, dopo che Bertagnini estrasse una grande quantità di acido malico, come vi avevo detto, cominciarono a fare la sintesi per vedere se era possibile ottenere asparagine d'acido aspartico, e si accorsero ai loro che la cosa non funzionava. Non era una conoscenza chiaramente della struttura, ma noi oggi siamo in grado di dare l'interpretazione, perché ovviamente l'asparagina è un amminoacido e quindi evidentemente non si può portare un gruppo sidrilico a gruppo amminico per azione dell'ammoniaca, ok? Ma loro non potevano saperlo, tant'è vero che la distinzione da un punto di vista del chimismo nel gruppo ossidrilico, nel caso di un alcol e nel caso di un gruppo carbossilico, avviene solamente nel 1859 ad opera di Wurz, quindi 9 anni dopo che Bertagnini e Piria tentarono di fare la sintesi della asparagina e dell'acido aspartico a partire dall'acido malico. Detto questo, lo potete fare quei ragazzi, insomma, poi ognuno può riapplicare questo percorso come meglio crede. Questa è l'estrazione dell'acido malico a partire dal succo di mela. Seguendo quello che dice Bertagnini, aggiungiamo latte di calcio, quindi idrossido di calcio. Aggiunto l'idrossido di calcio, abbiamo la precipitazione del malato di calcio, dopodiché si filtra sotto vuoto, otteniamo il nostro malato di calcio che viene trattato con acido solforico per ottenere l'acido malico. Il solfato di calcio viene chiaramente filtrato, quindi noi alla fine abbiamo una soluzione di acido malico, e questa soluzione di acido malico viene poi sottoposta all'azione dell'evaporatore rotante per allontanare il solvente, ed è possibile ottenere quei cristalli di acido malico. In maniera analoga abbiamo proceduto con l'acido citrico, estraendolo dal limone, facendo in questo modo. Allora, si ottiene il succo di limone, lo si filtra, dopodiché si basifica la soluzione con ammoniaca fino a raggiungere, insomma, la basicità, precipita il nostro sale, si filtra, ok? Dopodiché si aggiunge cloruro di calcio per ottenere come precipitato il citrato di calcio, di nuovo anche qui si filtra sotto vuoto, e il citrato di calcio, nuovamente in analogia a quanto abbiamo fatto col malato di calcio, si tratta con acido solforico, si ottiene come precipitato il solfato di calcio, l'acido citrico va in soluzione, nuovamente si filtra, poi si porta nuovamente la soluzione all'evapore rotante e otteniamo questa volta i cristalli di acido citrico. Okay? Poi abbiamo fatto il percorso di Bertagnini dai pomodori, analogamente a quanto abbiamo visto ora con il limone. Ora, chiaramente mancava di andare a confermare effettivamente il fatto che si trattassero di acido malico e di acido citrico, perché giustamente noi abbiamo ottenuto quei cristalli, ma erano effettivamente quello che volevamo ottenere. Allora abbiamo fatto prima il saggio per gli acidi 1-2 di carbossilici con la risorcina, e si ottiene quanto illustrato qua in foto, cioè qui abbiamo utilizzato un riferimento sia, diciamo, per l'acido tartarico sia per l'acido citrico, e qua invece abbiamo l'acido citrico e l'acido malico che abbiamo ottenuto noi. In pratica si tratta l'acido con resorcina in presenza di acido solforico, si riscalda in bagno a olio, insomma, e si vede la positività del saggio. Quindi questo primo saggio si era verificato, aveva dato positività, però chiaramente non è sufficiente. Allora, qui il meccanismo possiamo anche saltarlo, se no facciamo notte, ora poi, insomma, chi vuole possiamo dare il lavoro. Poi siamo andati a verificare col saggio del pentabromacetone per l'acido citrico il fatto che si trattasse effettivamente di acido citrico. Il saggio funziona in questo modo: si prendono 10 mg di quello che noi supponiamo essere acido citrico, si aggiunge dell'acqua distillata, poche gocce di permanganato di potassio, 6 gocce di acqua di bromo, e si porta il tutto alla temperatura di 40 gradi centigradi. Qui è fondamentale, poi vedremo per l'esito
l'effetto positivo della reazione. Dopodiché, raggiunti i 40 gradi, si aggiunge acido solfosalicilico per eliminare il bromo in eccesso e il biossido di manganese. Qual è il meccanismo di reazione? L'acido citrico, alla temperatura di 30-40 gradi centigradi, si trasforma in acido acetondicarbonico ed acido formico. L'acido formico reagisce col permanganato, okay? Mentre l'acido acetondicarbonico, basta che la temperatura sia 40 gradi centigradi e non maggiore, perché sennò si degrada in acetone, anidride carbonica, si trasforma in questa forma enolica, il bromo può attaccare, si forma il pentabromo acetone, e quando viene aggiunto l'acido solfosalicilico, questo elimina l'eccesso di bromo e l'MNO2. Quindi il saggio positivo per il pentabromacetone conferma appunto la presenza di acido citrico. Poi, non contenti, abbiamo fatto anche la prova con nitrato cobaltoso, sempre per l'acido citrico. Questo saggio funziona in questa maniera. Si prende l'acido citrico o anche il tartarico, si aggiunge una punta di spatola di nitrato cobaltoso e poi cosa succede? Che se siamo in presenza di acido citrico, aggiungendo idrossido di sodio 2 normale, si ottiene una colorazione blu scura che non scompare per aggiunta di idrossido di sodio. Invece nel caso dell'acido malico, dapprima si ha una colorazione azzurra che però per aggiunta di un eccesso di idrossido di sodio dà nuovamente una colorazione rosata. Quindi questa era la terza prova che ci confermava che effettivamente avevamo estratto acido citrico e acido malico. L'analisi per TLC, ok? Un metodo di analisi più classico, insomma, che loro conoscevano, hanno voluto farlo giustamente, e anche questo ci ha portato all'individuazione, alla conferma che si trattavano di acido malico e di acido citrico. Okay. E poi sintesi di esteri. Preferisco andare avanti perché per ottimizzare il tempo. Veniamo alla terza invece esperienza, che riguarda il saggio dell'addotto bisolfitico. Bertagnini trova un modo per identificare gli aldeidi sostanzialmente e fa una serie di osservazioni e lui dice: fui allora condotto ad esaminare l'azione dei solfiti alcalini sopra un grandissimo numero di essenze e dei liquidi volatili per vedere quali corpi di questa classe godessero della proprietà singolare di combinarsi ai solfiti, e trovai che quasi immediatamente formavano composti cristallizzati con sviluppo di calore, gli idruri di benzoile, di salicile, di anisile, di cinnamile, di cumile, eccetera, eccetera, mentre invece nulla di analogo procedevano le essenze di spigo, di aneto, di badiana, di sandalo e così via. E allora quello che lui ne conclude è che questo saggio risultava essere specifico per gli aldeidi e non per i chetoni. Allora con i ragazzi che cosa abbiamo fatto? Allora, la prima cosa da fare, abbiamo estratto una serie di sostanze volatili da piante che sapevamo contenere il gruppo aldeidico o il gruppo chetonico in qualche maniera. Allora, dalla Spirea ulmaria, sempre per distillazione in corrente di vapore, abbiamo distillato la salicile aldeide e salicilato di metile, dalla cannella la cinnamaldeide, da questi due tipi di gerani che avevo io a casa, questo è un geranio particolare con odore di limone e questo di menta, abbiamo estratto questa serie di composti, il citrale B, il citrale A e poi l'isomentone ed il mentone. E poi abbiamo proceduto con i saggi. Quindi il saggio di Bertagnini, che viene fatto in questo modo, a 5 ml del distillato in corrente di vapore, aggiungiamo il solfito di sodio al 40%. Teniamo presente che Bertagnini usava invece il solfito e poi saturava con anidride solforosa, quindi non usava il bisolfito di sodio direttamente come abbiamo fatto noi. E in presenza di aldeidi si forma l'addotto bisolfitico che si individua come precipitato di colore bianco. E poi che cosa si fa? Una volta ottenuto si filtra, si ridiscioglie in un becher da 100 ml in presenza di carbonato di sodio, si porta in imbuto separatore in presenza di etere oppure di diclorometano, si sbatte vigorosamente, si va a rota vapor, si elimina il solvente e in qualche maniera si ricristallizza, si ottiene, in questo caso è un aldeide che si trova allo stato liquido, si ottiene l'aldeide che ha un profumo molto intenso, perché chiaramente è pura da questo ora, e quindi questo mi sembra sia la cinnamaldeide, quella estratta dalla cannella.
E poi abbiamo fatto, sempre per conferma, il classico saggio di Tollens. Quindi per ogni distillato abbiamo proceduto col saggio di Bettagnini e il saggio di Tollens, per cui i ragazzi potevano confrontare l'uno e l'altro. Qui è il caso dell'isomentone, del mentone, è negativo chiaramente sia il Tollens sia il saggio di Bettagnini, trattandosi di un chetone. E qui invece mi è successa una cosa molto strana per quanto riguarda l'aldeide salicilica. Lo dico anche se è un controsenso da un punto di vista scientifico, ma purtroppo non posso negare l'evidenza sperimentale, dato che l'ho fatta più di una volta, e succede una cosa molto strana. Cioè, nel caso di aldeide salicilica, mentre mi viene positivo il saggio di Bertagnini, il saggio con clorofenico conferma la presenza di queste aldeide, lo stesso con 2,4 di nitrofenilidrazina, e la precipitazione come fenilidrazone, poi la separazione, insomma tutta una serie di conferme, mi viene negativo il Tollens, che invece dovrebbe venire positivo. E sinceramente questo mi imbarazza un po', ma è quello che è successo. Quindi questo saggio è venuto negativo. L'ultima diciamo opera su cui ci siamo soffermati è sulla fillirina, allora, che è molto importante per lo studio dei glicosidi. Va bene? 5 minuti? 10 minuti? Ok. E allora questo scritto è stato pubblicato postumo. Ci siamo diciamo dedicati prima alla ricerca di questa pianta, e vi devo dire che solo per trovare la pianta ci è voluto 2 mesi e mezzo. Alla fine, siccome io tra le altre cose sono un esercitatore di stechiometria per gli studenti di chimica farmaceutica qua a Pisa, la mamma di una mia studentessa qua in università ha una ditta di giardinaggio, insomma io ho chiesto a destra manca se qualcuno insomma fosse venuto a contatto, e a Livorno a seguito di una, non so cosa era successo, erano crollate una serie di piante, fortunatamente anche una filirea latifoglia, per cui lei mi ha fatto la cortesia di raccogliere le cortecce, e così abbiamo avuto la filirea latifoglia da poter studiare a scuola. E quindi questa è la molecola della filirina, ok? E qui sono le cortecce, queste cortecce da cui ci siamo posti l'obiettivo di estrarre questa molecola di cui si era interessato Bertagnini. E allora come si procede? Si sono fatte bollire le radici per circa 2 ore, si è filtrato il decotto, si aggiunge acetato di piombo, dopodiché si filtra la sospensione, e alla sospensione viene aggiunto solfato di sodio fin quando tutto l'acetato di piombo in eccesso non è precipitato. Si filtra e la soluzione si lascia in frigo per una settimana. E sul fondo del becher, ecco, vedrete qui e qua sulla superficie si sono formati i cristalli di fillirina. Ora, chiaramente, ho voluto fare un saggio alla fiamma per il sodio, perché volevo in qualche maniera non avere il sospetto che fosse precipitato l'acetato di sodio in eccesso invece che la fillirina. Saggio chiaramente che si rivelò negativo, e quindi siamo riusciti anche in questo intento di estrarre la fillirina, che insomma è stato l'ultimo lavoro da un punto di vista cronologico di Bertagnini. Le ricadute sono state molto positive sui ragazzi, indubbiamente, perché è uno scienziato che ha abitato vicino a noi. Io sono di Massa, insegno a Carrara, per cui è stato anche molto interessante poi fare la ricerca, e ora tra poco vi dimostrerò perché non è stata una ricerca fatta su libri cartacei. E poi una cosa emozionante è stata la lettura delle lettere che lui scrisse alla madre, perché era cosciente di morire, lettere molto strazianti, perché gli ultimi 3 anni della sua vita chiaramente era perfettamente conscio, soprattutto dopo il viaggio di ritorno da New York, che non ci sarebbe stato nulla da fare. E i ragazzi sono stati molto presi anche da un punto di vista emotivo. C'è stata anche una identificazione, posso dire, tra quello che facevano nel laboratorio e quello che la testa e l'emotività li portava a fare. Prima di concludere questa nostra chiacchierata, mi piacerebbe prima leggervi la definizione che Bertagnini diede della chimica, e poi leggere anche qualche cosa in relazione al rapporto con la religione che Bertagnini ebbe. Gli scienziati hanno avuto rapporti più o meno vari, lui è stato un fervente credente, per cui secondo me, per capire anche parte del suo chimismo e quindi il discorso della forza vitale, non si può prescindere da quelle che era la sua visione, la sua Weltanschauung, sia religiosa sia filosofica.
Per quanto riguarda la chimica, questa è la sua definizione, cioè quello che lui scrisse a riguardo pochi giorni prima di morire. La chimica è stata la mia vita e la mia morte. È stata la mia morte perché quando studiavo chimica e matematiche facevo troppo e rovinai la mia salute. È stata la mia vita perché mi ha preservato dalle tempeste della gioventù e mi ha fatto rimanere tranquillo e calmo. Come chi passa rapidamente in questa terra, io non mi sono affezionato troppo a queste cose. Amavo tutti ed amavo unicamente la scienza, che mi dava tanta gioia. In merito a Dio scrive: Signore, fa che le alte meraviglie della natura e di profondi tuoi misteri, nei quali l'infermo mio ingegno si conforta e smarrisce, risveglino sempre nel mio pensiero l'immagine arcana dell'incomprensibile tua sapienza. Non rimanga dinanzi ad essa freddo il mio cuore e spontaneo risuoni sulle labbra un inno di lode. E in punto di morte ebbe a dire: e Dio mi disse lavora, ed io lavorai. E Dio mi disse cessa, ed inchinandomi ai suoi sacrosanti voleri, mi rimasi. Volevo dirvi questa cosa. Io ringrazio in particolare due persone. Uno è un maestro elementare che si chiama Corrado Giunti, per il motivo che vi farò vedere, perché mi ha aperto la strada ai documenti. E poi in particolare la contessa Sforza. Le cose, ho portato una sorpresa, diciamo, vi farò vedere delle cose che non avrete più occasione da vedere da nessun'altra parte, perché fanno parte della collezione privata dei Conti Sforza. E io insieme a questo maestro nel 2015 abbiamo avuto la fortuna di ritrovarli dopo che Giovanni Sforza, ultimo ministro degli esteri della monarchia e primo ministro degli esteri della Repubblica, li aveva in qualche maniera rivisti e quindi catalogati. E quindi ho pensato di farvi piacere di portarvi questa sera a vedere alcuni di questi documenti. In particolare vi ho portato il diario con le lezioni di laboratorio scritte di pugno da Bertagnini, le lezioni di laboratorio che Piria aveva incaricato di scrivere. Alcune sono molto interessanti perché mostrano le idee sulla fermentazione, sugli zuccheri, sulle sostanze grasse che i chimici avevano intorno alla metà del XIX secolo. E poi una cosa che mi ha molto commosso, però a livello non di chimico ma a livello umano, perché dentro una piccola busta che vi farò vedere ci sono dei fiorellini e sopra c'è scritto fiorellini che si trovano davanti all'immagine della Madonna che ho raccolto nel giorno della mia ultima confessione. Sono stati presi da Augusta e sinceramente il ritoccarli con mano, cioè mettere la mano nello stesso punto dove l'ha toccato lui, mi ha dato indubbiamente una forte emozione anche adesso. Grazie dell'attenzione. Ok, se volete vederli ce li ho qua, ok? Allora, questo... Ma magari... Allora, questo... No, questo non è Leonora, te ne hai visto un altro, questo non l'hai visto. Allora, questo qui è il diario con le lezioni, come vi dicevo prima, di chimica organica, scritte di pugno da Bertagnini, di cui è stato incaricato da Piria. Okay. Prego, ho il permesso della contessa Sforza. No, qua queste ad esempio, è la discussione sulla fermentazione e si possono far vedere. Sì, sì. Allora, questo è interessante perché Bertagnini chiede con questo, cioè ottiene di essere toscano, cioè nel senso che
nel senso che parliamo di anni in cui Montignoso è legata a Lucca, va bene? Poi a un certo punto Montignoso si lega a quella che è Massa, quindi andiamo sotto gli Estensi e Modena, mentre lui voleva essere toscano perché voleva essere sotto, diciamo, i Lorena, perché trovava in questi un buon governo rispetto a quello che era il governo Estense. Fa la domanda ed ottiene di essere cittadino toscano e non Estense. Anche questo è un documento, se volete vederlo, lo posso far passare, mi raccomando, ok? Perché vabbè. Allora, 1855 Bertagnini prende definitivamente il posto di Piria che va all'Università di Torino, e questo è il documento ufficiale con il quale viene incaricato di prendere il posto. Okay. Ce ne sono tre di questi diari, sì. Allora, qua abbiamo gli oli essenziali. Allora, questo è il documento scritto di pugno da Bertagnini, ok? Quindi sull'adotto bisolfitico, olio essenziale. E questa invece è la stampa, anche questa molto vecchia, perché vedete, l'abbiamo ritrovata 1852, questa è a stampa, questa non la posso far girare perché... okay. Ecco. Questa è una lettera che lui scrisse al babbo e alla mamma, insomma. Questa viene scritta da Monaco di Baviera. Vedete le lettere? La cosa interessante è che avevano tutte un'intestazione molto particolare, da un punto. C'era sempre un panorama, erano molto, molto belle. Questa è scritta da München, da Monaco di Baviera. Oh. Poi ha portato anche alcune curiosità. Lui si faceva tanti quadernini piccoli, perché appuntava di tutto di più. Questo, per esempio, è appunti relativi ai modi di dire della lingua tedesca. Quindi si era fatto tutto una specie di piccolo vocabolario. Poi, qui ci sono le lettere agli scienziati di Francia. Allora, vediamo. Eccole qua, poi rimettiamola al posto. Questa è a Frank, ok? Poi rimettiamola dentro lì. E qui c'è una cosa che, se qualcuno nel tempo mi aiuterà a risolverla, io gradirei saperla, nel senso che, stranamente, quando lui scrive quella frase che vi ho detto prima, no? Fiorellino che fioriva davanti all'immagine di Maria nella camera in cui ho fatto l'ultima mia confessione, io non sono riuscito a capire perché. Lui ne ha fatte due versioni, una versione in italiano, che è questa qui, insieme a una in tedesco, che ora vi faccio vedere. Sì, sono state ritrovate insieme, e questa cosa io, Giovanni, non l'ho mai capita. Neanche tu, non ho capito perché ne ha fatte due. Sì, sì, anche qua, se leggi quello in tedesco è la stessa cosa, eccolo qua. Nach Marienbild in dem Zimmer, e vedi qua la stessa cosa. Meine Letzte, eccolo qua. Augsburg, qui è Augusta e lì è scritto. Questo tutto in tedesco e questo tutto in italiano. O, non so, credeva di morire, quindi ne ha lasciate due versioni, una per se lo ritrovava in tedesco, uno in italiano, non lo so, perché non ne ho idea. E ora, se volete, vi faccio vedere anche questi fiorellini, poi, diciamo, tolgo il disturbo. Ok. Ok, mi fate la cosa più semplice, perché qua ho paura effettivamente che... Eccolo qua. Questo è quello
di fiorellino. Però è emozionante. Allora, tenete presente che questo è emozionante. Ora, sarà che io per motivi particolari non so, più passati, più invecchio e più divento sensibile, però vi devo dire che a livello proprio personale, toccare questo fiore di 166 anni e non so, proiettandolo anche perché quando poi studi sui documenti originali, tipo quelli, a me non mi succede di proiettarmi proprio in pieno nella persona. Non dico che diventa un altro me, per carità, però ti senti veramente preso in modo particolare. E allora quando ho trovato questo fiorellino e ho avuto modo di toccarlo, non nascondo che senza, diciamo, aver paura mi sono messa a piangere veramente. Ecco, cioè nel senso è una cosa che mi ha preso veramente parecchio, eh? E mi piglia male anche adesso tutte le volte che lo dico, perché non so, va bene. Poi dico 166 anni, ragazzi, sta bene questo signore, insomma, eh? Ok. Gianluca, grazie mille. Sei un tesoro, eh? Sono veramente emozionata, ve lo giuro. E, se ci sono domande, forse insomma sarebbero tante cose da dire. Ah, va bene. Sì. Intanto se volete passare, non so, vieni, aspetta, ti passo il gelato. Intanto grazie per il lavoro così certosino. Ecco, mi interessava se potesse dirci qualcosa su un argomento su cui lei ha prima fatto un cenno, ossia diciamo così il vitalismo e la dimensione religiosa di Bertagnini, ecco, se potesse dirci qualcosa di più, cioè in che modo... Diciamo, premetto che non sono uno storico della chimica da questo punto di vista, ecco, però diciamo che in quegli anni sicuramente sia da un punto di vista filosofico, sia da un punto di vista religioso, il fatto di non sapersi dare anche una spiegazione profonda di quelli che sono le trasformazioni biochimiche che noi adesso conosciamo, portava a in qualche maniera dare una giustificazione anche a livello, diciamo, teologico di alcune cose. Ma in particolare Bertagnini ebbe fin da piccolo un'educazione molto religiosa. La madre, che era una Giorgini, fin da piccolo lo educò non solamente da un punto di vista, diciamo, della disciplina in senso lato, perché poi era anche una pedagogista la madre, quindi, ma era una fervente cattolica, quindi lui portò di pari passo in sé sia l'aspetto religioso molto marcato, sia l'aspetto della ricerca in ambito matematico e in ambito chimico. Nel quaderno che voi, che sta, non solo a chi ce l'ha, ecco, c'è una parte, se vedi in fondo, che è di meccanica razionale, non è di chimica, per cui diciamo sono saperi che lui porta avanti, ma al tempo stesso l'aspetto religioso per lui è fondamentale. Quando capisce di dover morire, se tu poi hai occasione di leggere anche quelle lettere, ti accorgi che non è tanto, non lo spaventa l'idea della morte, perché lui è fortemente convinto della dimensione trascendente. È il fatto di dover far soffrire sua madre, che rimarrà senza la sua figura. Oltretutto poi Bertagnini era, tra virgolette, fidanzato, perché bisogna un po' intendere, con una delle figlie del Manzoni, che morì anche lei di tisi, molto giovane, prima di lui. Quindi diciamo anche da un punto di vista della storia personale, ecco, però la religione ebbe un peso notevolissimo. Quando muore Alessandro Manzoni scriverà alla madre delle parole che tengono conto non solo dice povera Italia per la perdita di uno scienziato, ma fanno riferimento anche all'aspetto religioso del Bertagnini. Quindi indubbiamente questo lo portava a vedere, come dice lui stesso,
nell'organizzazione, nella sistematizzazione delle cose e quindi anche nel chimismo, la mano di Dio, cioè quindi scoprire nelle trasformazioni quella che lui ritiene essere la mente creatrice di Dio, insomma, quindi si va a scoprire il Dio nascosto nelle cose, ecco. Indubbiamente comunque fin da piccolo la dimensione religiosa è per lui fondamentale, per educazione proprio. Grazie. Prego, niente. Materiale che è lì sopra e facciamo la pausa. L'importante è non fregare niente. L'importante è essenziale questo. Allora, passiamo alla seconda parte. Giovanni Villani è attualmente past president della divisione didattica della Società Chimica Italiana. Lo conosciamo da parecchio tempo perché ha scritto molti libri, diciamo, di epistemologia e anche riguardanti la storia della chimica, fra cui anche un libro su Mendeleev, quindi siamo pienamente... Molto carino, fra l'altro, io piccolino, quindi non troppo impegnativo da leggere, e questo è già un grande pregio. E, insomma, con Giovanni parleremo della struttura molecolare, perché diciamo, ora facciamo un salto in avanti, passiamo dal problema dell'atomo che si è definito con Cannizzaro e poi Mendeleev, alla struttura molecolare, nei termini che ci indicherà bene Giovanni, e lascio la parola. Allora, buonasera a tutti. Io avevo preparato la chiacchierata, diciamo, nei termini di... fino adesso abbiamo parlato di atomi, e si era visto l'atomo con fino a Torracca, eccetera. Ora passiamo alle molecole. E ovviamente, per motivi diversi, è stata fatta prima la comunicazione di Farusi, e allora però posso anche ricollegarmi a quello che ha detto lui da un altro punto di vista, dicendo che tutto quello che ha fatto vedere Gianluca è sorprendente da un certo punto di vista. Abbiamo visto che Bertagnini muore nel 1857. Tutti noi, anche per sentito dire, sappiamo che il concetto di molecola viene in buona parte, almeno viene attribuito a Cannizzaro, nel 1860 a Karlsruhe, al congresso di Karlsruhe. Ma vedete che la chimica, anche senza un chiaro concetto di molecola, faceva di quelle cose che lui ci ha fatto vedere. E questo è una cosa che bisogna sempre tenere presente, che io dico che il concetto di molecola è un concetto che viene chiarito nella seconda metà dell'Ottocento, e che per degli aspetti viene chiarito ancora meglio, o si capisce in maniera precisa, nella prima parte del Novecento. Questo non ha impedito però che a livello sperimentale le molecole venissero utilizzate per fare reazioni complicate di quel genere che abbiamo visto. Allora, per parlare del concetto di molecola, a me piace partire da, diciamo, da porci una domanda molto generale, che è questa qui. Allora, dato per assodato che esista un mondo atomico, e tutti noi sappiamo che esiste un mondo atomico e che c'ha dietro di sé una storia di 25 secoli, lo facciamo risalire ai greci del 500 avanti Cristo. In verità, se non fossimo puntati solo sull'Occidente, scopriremmo che in Oriente, 10 secoli prima dei greci, il concetto di atomo era già sviluppato
nella cultura indiana e confluisce nell'induismo. E ci sta tutto un dibattito sul discorso di se la cultura greca non lo prende anche in parte dalla cultura induista con cui aveva rapporti. Quindi il concetto di atomo c'ha dietro le spalle una storia vecchissima, almeno 35 secoli, ma forse a scoprire se ne potrebbe trovare anche di più. E il concetto di molecola. Chiediamoci se il concetto di molecola ha dietro di sé una storia vecchia, una storia lunga, o è un concetto del tutto moderno. E soprattutto, se dato per assodato che esiste un mondo atomico, è necessario che esista un mondo molecolare? Io credo che quando avremo risposto a questa domanda, avremo focalizzato che cosa... Quali sono gli aspetti della molecola che a noi possono interessare più in generale e che sono anche quelli che poi dobbiamo principalmente trasmettere anche agli studenti di tutti gli ordini e gradi. Quindi dobbiamo cercare di capire perché si introduce un altro piano tra il piano atomico e il piano macroscopico, diciamo. E che non tutti hanno sentito questa esigenza di introdurlo. Per esempio, l'atomismo greco, quello lì di Democrito, Epicuro e via di seguito, non ha mai introdotto un concetto di molecola. Cioè, è chiaro che gli atomi si mettono insieme per passare dal microscopico al macroscopico, ma per avere una molecola non è sufficiente che gli atomi si mettano insieme. Perché se gli atomi si possono mettere insieme con qualsiasi numero, 10, 100, 10.000, 1 miliardo, il concetto di molecola non è necessario. Sono aggregati di atomi che ci permettono di passare dal piccolo al grande. E allora, sempre da un punto di vista storico, ci possiamo chiedere quant'è che abbiamo qualche primo indizio di un concetto di molecola. Qualcosa che, anche se non la chiamavano molecola, rassomiglia vagamente a un concetto di molecola. Per esempio, guardiamo questo concetto medievale, ed era un concetto ripreso da Aristotele, non a caso, e che in verità Aristotele aveva usato in contesti molto più piccoli, però questo qui viene generalizzato a tutte le sostanze. Che cos'è? Il concetto dei minima naturalia. Come lo possiamo capire questo concetto? Abbiamo una goccia d'acqua, la dividiamo questa goccia d'acqua, arriveremo a un minimo di dimensione al di sotto del quale l'acqua non è più acqua, scompare come entità acqua. Allora, per noi che abbiamo un orecchio sensibile, questo ci ricorda la molecola d'acqua. Perché non è l'atomo? Ricordiamoci che Aristotele non era atomista, perché la molecola d'acqua la possiamo dividere, non è un indivisibile. Ecco che la molecola può essere divisa nei costituenti, però perde le proprietà dell'acqua, quindi perde il concetto di molecola di acqua e diventa idrogeno e ossigeno. È questo un esempio di come il concetto di molecola è implicito in tanti discorsi che vengono fatti, però è diverso. Chiaramente gli atomi e i minima naturali sono due concetti molto diversi da capire per bene. Per esempio, i minima naturali sono tutti qualitativamente differenti. Cioè c'è un minima naturale, non so, del legno, per loro era una sostanza pura, dell'acqua e del ferro. Mentre per loro gli atomi erano gli atomi, non esistevano né l'atomo di ferro, né l'atomo di legno, né l'atomo di osso. Perché non erano differenziati qualitativamente, erano differenziati solo per velocità, per movimento, per forma, per queste caratteristiche quantitative. Questi minimi naturali invece hanno una propria dimensione, perché ogni sostanza ha il suo minimo naturale, al di sotto del quale si rompe. Non hanno una forma, perché sono qualitativamente diverse, non quantitativamente diverse, però ambedue svolgono la stessa funzione che svolgevano, che potremmo dire chimica. Cioè, gli atomi si mettono insieme per formare i composti,
per avere un altro composto, questo si scompone nei minima naturali e poi questi si riaggregano. Quindi, da un punto di vista delle trasformazioni, svolgono un ruolo molto simile. Ma da un punto di vista scientifico, io credo che vada fatto capire che il concetto di molecola non è obbligatorio, perché anche adesso noi non lo utilizziamo sempre il concetto di molecola. Non tutti gli elementi, non tutti i composti sono molecolari. Questo a noi è evidente, però vediamolo in dettaglio per capire un attimino che stiamo dicendo. Allora, l'ossigeno. Noi tutti quanti sappiamo che l'ossigeno è in forma molecolare. Che sia O2 o che sia O3, ozono o ossigeno elementare, è in forma molecolare. Quindi noi questo qui lo sappiamo, ci sarebbe da mostrare perché è così. Però, assodato che sia così, l'ossigeno si presenta in forma molecolare. E il carbonio, secondo voi, come si presenta? In forma molecolare o in forma non molecolare? Perché il carbonio dipende, diciamo così, dipende. È chiaro che le due strutture di grafite e diamante non sono di forma molecolare. Perché? Perché qual è la molecola? Lì possiamo continuare a proseguire ad aggiungere atomi senza nessun limite. Ma nel 1972, per dire come anche le cose moderne possono avere un impatto su cose antiche e storiche, è stato scoperto questa molecola che si chiama il fullerene, il C60. Beh, capite subito che se c'è un numerino lì sotto, 60, e questo è di tipo molecolare, perché vuol dire sono 60, non 61, né 59, né 35. Sono 60 e sono questi blocchi che si ripetono. Allora, il carbonio può essere sia di tipo molecolare, sia non di tipo molecolare. E il ferro? Beh, il ferro è sempre di tipo non molecolare, perché sia che sia nella forma a corpo centrato, sia che sia nella forma a facce centrate, è sempre una struttura che si prosegue all'infinito. Quindi abbiamo visto molecolare, dipende, non molecolare. E per i composti? Per i composti anche questo lo sappiamo bene, però vediamolo. Perché a volte diamo un po' per scontato le cose. Vabbè, non si vede però. Ecco, si vede. Allora, la prima è la CO2 liquida e la seconda è NaCl liquido. CO2 solida e NaCl solido. Si vede bene che uno è molecolare e un altro non è molecolare. Uno è un insieme di CO2 molecole messe impacchettate, e l'altro è un insieme di ioni Na e Cl, però dove sta la molecola? C'è il rapporto 1 a 1, ma lì la molecola non si vede. Allora, il concetto di molecola necessita uno sforzo per essere fatto capire. A noi per sintetizzare gli aspetti principali da mettere in evidenza, e agli studenti per farlo capire che se non è necessario lo introduciamo, e vuol dire che qualcosa serve. E se serve a qualche cosa, bisogna capire che cosa serve. Ecco. Allora, detto questo, ritorniamo al nostro. Allora, per parlare del mondo atomico e molecolare, partiamo col dire che noi, quello che ci abbiamo davanti è sempre la complessità del mondo macroscopico. Va bene? Perché si introducono questi piani microscopici? La spiegazione è abbastanza ovvia. È perché si sperava, e dico si sperava perché poi fallisce questa speranza, che il complesso a livello macroscopico potesse essere semplificato a livello microscopico. Cioè io ho un mondo complesso, cerco gli elementi ultimi che saranno semplici. Questi qui mi permettono poi di ricostruire la spiegazione del complesso macroscopico. Questa speranza perché secondo me fallisce? È perché se guardiamo per esempio a livello del vivente, guardiamo una cellula,
È vero che il mondo macroscopico è complesso, ma il mondo microscopico è altrettanto complesso. E guardate lì, quello è un micromondo. Quindi la speranza di avere il semplice a livello microscopico per poi ricostruire la spiegazione dal semplice al complesso non funziona. E allora che ce ne facciamo di questo mondo altrettanto complesso da sovrapporre a un mondo complesso e macroscopico, ma che almeno tocchiamo tutti i giorni? Beh, quello che ce ne possiamo fare è lì. Questo qui ci serve perché ci permette di semplificare, non da un punto di vista concettuale, ma da un punto di vista di poter quantificare, dare dei numeri, delle proprietà del mondo microscopico collegate con il mondo macroscopico. In ultima analisi, io del mondo microscopico, se mi misura la lunghezza degli atomi, poi la posso collegare a qualcosa di macroscopico. A livello macroscopico non trovo qualcosa da misurare quantitativamente che mi possa collegare direttamente con le proprietà delle sostanze. Allora il mondo microscopico serve a matematizzare e quantificare il mondo macroscopico, che è troppo complesso per essere matematizzato e quantificato. Intendiamoci, uno degli aspetti, la termodinamica. Prima della meccanica statistica, matematizzava certe proprietà senza ricorrere al mondo microscopico. Nel momento in cui ricorre al mondo microscopico, però, ne dà anche un'interpretazione. La pressione non è più solo quella che vado a misurare, ma è anche la forza che la pallina esercita sulla parete del recipiente. La temperatura è l'energia cinetica delle palline, è un'interpretazione oltre che una quantificazione delle proprietà. Allora, per capire il concetto di molecola, secondo me, dobbiamo capire il concetto di sistema strutturato. Non a caso noi parliamo di struttura molecolare. Allora, il concetto di sistema strutturato è molto più generale che di quello molecolare. E cerchiamo di capire che cosa si intende per sistema strutturato e poi come questo lo possiamo applicare alla struttura molecolare. Allora, il concetto di sistema strutturato, nel senso più generale, si intendono alcune proprietà. Molto famosa è la frase che il tutto è più della somma delle parti. Cioè, un sistema si dice che è strutturato quando, prendendo le singole componenti, non c'ho ancora tutta l'informazione. C'ho bisogno anche di avere qualcosa in più, perché il tutto è più della somma dei singoli costituenti. Vediamo qualche esempio della vita comune per rendercene conto. Non so, una squadra di calcio è qualcosa di strutturato quando i singoli attori, i singoli calciatori, sono integrati all'interno della squadra e fanno sì che questa squadra acquisti un nome e non sia un insieme di calciatori messi lì in ordine alfabetico. Se si fa la storia o si discute della Juve è perché è una nuova entità che si è creata fondendo 20-25 giocatori differenti. Non ci ricolleghiamo a ieri sera. E quindi questo che significa? Significa che nel momento in cui c'è la possibilità di fondere e creare una squadra, è una squadra. Se no è un aggregato di cose che si mettono insieme. Ricordate che i chimici hanno un concetto bellissimo, composto e miscuglio. Il miscuglio è quando metto insieme le cose e ho le proprietà medie delle cose. Fagioli e piselli messi insieme ti danno la proprietà media di fagioli e piselli. Idrogeno e ossigeno messi insieme ti danno la proprietà media di idrogeno e ossigeno. Nel momento in cui però scocca la scintilla e si forma una gocciolina d'acqua, e no, lì le proprietà non sono più quelle medie, le proprietà sono totalmente diverse. Da sostanze combustibili ci abbiamo l'acqua che spegne gli incendi. Ci abbiamo dai gas, ci abbiamo i liquidi, ci abbiamo tutto un altro mondo. Allora le proprietà non sono più la media di quello, sono qualcosa in più dei suoi costituenti.
Ma il sistema strutturato è anche qualcosa in meno dei suoi costituenti, perché un sistema strutturato si crea mettendo dei vincoli. Questo si vede molto facile sulle molecole. Quando è che una molecola esiste? Quando gli atomi non si possono allontanare. Se ognuno si allontana, la molecola si rompe. Se ognuno va per la sua strada, la molecola sparisce. È il vincolo di stare limitati in una certa zona a creare un sistema strutturato. Quindi, tutti i sistemi strutturati, voi, se qualcuno di voi è magari laureato in biologia, tutte le cellule hanno lo stesso DNA, ne esprimono solo una parte. Quindi vuol dire che i vincoli interni fanno sì che la stessa cosa lavori in maniera diversa a seconda del caso. Sistema strutturato significa essere meno dei suoi componenti, perché si hanno dei vincoli. Anche nelle cose umane, non so, essere italiani significa dover sottostare ai vincoli delle leggi, perché non è solo un gruppo di persone, ma solo un gruppo di persone organizzato con dei vincoli, con delle specificità. Poi un sistema strutturato è uno e molteplice, perché è nello stesso tempo una molecola e andiamo a distinguere gli atomi all'interno della molecola. Noi non facciamo come la termodinamica che ci occupiamo solo del sistema globale, facciamo la chimica che si occupa della molecola, però dice la molecola è fatta di idrogeno e ossigeno, quindi c'ha anche i suoi costituenti, è uno e molteplice nello stesso tempo. E poi c'è quest'altro qui che, qui in senso lato viene detto il tutto è conflittuale, che significa che il tutto c'ha una sua vita, in cui tiene insieme le cose, i vincoli e i vantaggi. E che può sempre rompersi. Pensate agli aspetti, gli italiani si possono diluire e a un certo punto finire che non esiste più quel sistema, perché il rapporto tra vincoli e vantaggi, lo stare insieme e non lo stare insieme, diventa perdente e quindi il sistema si rompe. Questo qui a livello della chimica lo possiamo vedere quando una molecola la inseriamo in un ambiente. E allora lo stare dentro o lo stare fuori significa rompersi della molecola oppure restare molecola in se stessa. Quindi a seconda delle condizioni esistere o non esistere. Allora, visto il sistema strutturato, ora andiamo a vedere che il concetto di struttura è molto più generale della chimica. Il concetto di struttura si può applicare a tanti ambiti. Si parla in architettura, la struttura degli edifici. Si parla a tutti i livelli di struttura, anche la matematica è strutturata e c'è il concetto di struttura. Quello che a noi interessa è che il concetto di struttura ci permette di dividere la realtà in livelli di complessità. Che cosa sono questi livelli di complessità? È un po' il discorso che stiamo già facendo senza averlo detto. Esistono gli atomi, si mettono insieme e formano le molecole. Che però è un sistema strutturato, non è un insieme di atomi, un gruppetto di atomi. Le molecole si mettono insieme e formano le cellule. Le cellule si mettono insieme e formano gli organismi. Gli organismi si mettono insieme e formano le nazioni. Le nazioni si mettono insieme. Ecco che tutti questi livelli di complessità sono mettere insieme dei componenti, a loro volta strutturati, che però nel momento in cui si mettono insieme creano qualcosa di diverso e di più. Questo ci permette anche di ragionare su concetti che vengono usati a sproposito nella cultura contemporanea, anche da giornalisti e via di seguito, non so. Le cellule cerebrali si mettono insieme e creano la mente. Se la vediamo in maniera brutale così, la mente sta dentro ai neuroni, dentro alle cellule costituenti. No, la mente non sta dentro ai neuroni e alle cellule costituenti. È qualcosa che emerge, si dice, nel momento in cui si mettono insieme tutte queste cellule. Chiaramente necessita delle cellule per esistere, però non è la semplice addizione delle cellule, è qualcosa in più. È un sistema strutturato che emerge nel momento in cui mettiamo insieme queste cellule. In chimica
il concetto di struttura lo possiamo collegare a tante cose, organizzazione, ordine, ma pure in generale viene collegato, però qui ora non lo andiamo a sviluppare. E strutture in chimica vengono utilizzate sia a livello dei cristalli, strutture cristalline, ma quello che proprio è tipico della chimica è il concetto di struttura molecolare. E quindi ora ci andiamo un attimino a concentrare su questo concetto di struttura molecolare e perché ci permette e ci fa capire l'esigenza di creare questo nuovo ente che si chiama molecola. Allora, guardiamo da un punto di vista storico, partiamo da un punto di vista storico. Qualcosa l'ha detto già Farusi prima. Abbiamo detto che l'atomismo greco non ha il concetto di struttura molecolare e che il concetto di struttura molecolare comincia a venire fuori come esigenza già a livello medievale quando si tenta di capire la specificità dei composti. Ecco, questa è la parola da capire. Cioè, tutti quanti facciamo questa associazione, in parte giusta, in parte sbagliata, elementi, atomi, composti, molecole. Abbiamo visto che non è vera in astratto, esistono composti non molecolari, e no, elementi non atomici, no, quello non esistono. Però possiamo dire che questa associazione, e questa associazione ci porta anche fuori strada da altri punti di vista pericolosi, perché poi si tende ad associare le proprietà di uno e le proprietà dell'altro, e non è così banale. Tutti quanti sappiamo le difficoltà che hanno gli studenti, non i docenti, ma gli studenti, nel fargli capire che se l'acqua è liquida, la molecola di acqua non è liquida, che se quella sostanza è rossa, la molecola non è rossa. Perché creando questo collegamento molecola-composto, creiamo questo vincolo a doppio senso in cui uno poi si aspetta che tutto quello che sta qui me lo ritrovo di qui e viceversa. Questo è un punto delicato, soprattutto didattico, proprio perché bisogna fare lo sforzo di far capire che esistono delle proprietà all'interno della molecola che vengono dai costituenti. Per esempio, se la molecola è grossa, ci può essere una parte, un costituente che ha già le proprietà che ci interessano. Un gruppo, vediamo la chimica organica, l'OH di un alcol, va bene? O anche in biologia tante altre cose, i siti attivi e via di seguito, va bene? Quindi delle proprietà globali della molecola che ci fanno capire certe cose dell'acqua. L'acqua, essendo una molecola angolata, c'ha delle proprietà che non ce l'ha la molecola lineare di CO2, perché angolata o non angolata significa alcune proprietà e altre no. Quindi questa, e poi esistono altre proprietà che vengono fuori mettendo insieme tante acque, tante molecole di acqua. E quindi l'essere liquido o l'essere avere altre caratteristiche non sta né nell'atomo né nella molecola, ma nell'insieme di molecole, perché bisogna raggiungere un insieme statistico tale che permette di portare di proprietà termodinamiche come essere liquido, essere gassoso e via di seguito. Quindi che le proprietà possono essere distribuite a vari livelli, questo è uno sforzo nostro per chiarirlo e dello studente poi per impadronirsene e capire dove andare a posizionare le singole proprietà. Da un punto di vista storico, l'aveva detto anche Farusi, nella prima metà dell'Ottocento vengono fuori tutta una serie di teorie, che sono quelle dei radicali, quelle della sostituzione dei tipi, e per arrivare poi al concetto, nella seconda metà dell'Ottocento, di struttura molecolare. Guardiamoli molto velocemente, giusto per capire di che stiamo parlando. Va bene, la teoria dei radicali è quella lì che ci dice, ancora oggi noi lo diciamo, una specie che la possiamo trasportare da una parte a un'altra, CN- si comporta come se fosse un atomo di alogeno, lo possiamo spostare da una parte a un'altra, e questo loro lo chiamavano radicale, non come intendiamo noi come elettroni sbagliati, ma era un radicale perché era qualcosa che poteva spostarsi da una molecola a un'altra. Cioè si individuano dei pezzi di molecola
che possono essere trasferiti a destra e a sinistra conservando le proprie caratteristiche. Vedremo che questo è sempre parzialmente vero. Gli stessi atomi, spostandosi da una molecola all'altra, possono acquistare caratteristiche differenti. E questo però è all'interno del concetto di struttura molecolare. La teoria della sostituzione, più o meno si ricollega a questo suo discorso di sostituire e spostare i gruppi. La teoria dei tipi è una cosa che qualche volta la utilizziamo ancora. E vabbè, lo vediamo in questo esempio, ma molto bello è l'esempio delle ammine. Uno parte dall'ammoniaca, ci toglie un idrogeno e diventa un'ammina primaria. Ci mette, toglie un altro idrogeno e mette un gruppo alchilico e diventa un'ammina secondaria. Togli il terzo idrogeno e diventa un'ammina terziaria. Oppure l'acqua, se togli un idrogeno e ci metti un gruppo, diventa un alcol. Se ci togli, a secondo dei vari gruppi può diventare altre cose diverse, acido acetico, può diventare gruppi diversi. Se ci togli tutti e due idrogeni, poi ottieni un etere. Questo è una cosa che serve anche per schematizzare a livello di chimica organica come avvengono queste cose. Era una cosa di cui si erano resi conto loro. E avevano creato 4-5 tipi originali, l'ammoniaca, l'acqua e via di seguito, per avere tutte le sostanze come trasformazione di quelle lì. Non trasformazioni chimiche, intendendo che uno effettivamente poi toglie l'idrogeno e ci va a mettere il gruppo C2H5 lì dentro. Intendendo che formalmente è come se al posto dell'idrogeno ci fosse C2H5. Quando è che questa teoria va in crisi? Quando i tipi cominciano a moltiplicarsi e chiaramente se ne diventano 10-15 diventa complicato gestirla in questo modo. Si sta andando verso il concetto di struttura molecolare. E allora, no, ho sbagliato. Allora, il concetto di struttura molecolare si chiarisce in una disputa anche abbastanza accesa tra la scuola russa e la scuola tedesca, tra Kekulé da un lato e Butlerov dall'altro lato. Tralasciando la parte più cosa, vediamo che definizione ne dà della scuola russa della struttura molecolare e poi la andiamo a analizzare. Allora, la natura chimica delle particelle composte, sta parlando delle molecole ovviamente, è determinata da quelle dei componenti elementari, dal loro numero e dalla struttura chimica, che sarebbe questa struttura molecolare. Ogni atomo chimico che entra nella composizione del corpo prende parte alla formazione di quest'ultima, della struttura molecolare, e agisce con la quantità determinata di forza chimica, affinità, che gli è propria. Poi cerchiamo di tradurlo in un linguaggio meno antico. Io chiamo struttura molecolare la distribuzione dell'azione di questa forza, in conseguenza della quale gli atomi, agendo direttamente l'uno sull'altro, si uniscono in una particella chimica. Allora, che cosa sta dicendo? Sta dicendo che la natura delle molecole dipende dai costituenti, e l'ha detto, dal loro numero, e va bene, e da questa forza globale che ci sta all'interno della molecola. Ognuno che entra lì dentro crea come, diciamolo in senso moderno, come un campo di forza che è proprio di quella molecola, è specifico di quella molecola. Questo campo di forza risente dell'azione di tutti i componenti e se questa forza chiamiamo affinità, questa diventa la struttura molecolare. Vediamolo con un esempio fisico e forse ci si capisce meglio. Supponiamo di avere 10 cariche distribuite nello spazio, cariche positive e cariche negative. Queste si attraggono e si respingono, diformano un qualcosa che sta in una configurazione di equilibrio. Allora, noi potremmo chiamare struttura molecolare questa configurazione di equilibrio in cui la distribuzione delle forze elettriche ci dà come stanno le particelle all'interno di questo insieme di 10 cariche. Va bene? Ci sono due cose che vanno chiarite e le vediamo. Uno è più importante, la vedremo tra poco, e un'altra è meno importante. La prima cosa meno importante è che
questa, meno importante in questo contesto, in verità è essenziale, meno importante è che questa struttura sarebbe variabile a tutte le perturbazioni esterne. Basta spostare un piccolo atomo e cambia tutto, va bene? Noi non vogliamo una cosa del genere, perché sennò ci sarebbero infiniti composti, perché ogni piccolo cambiamento di posizione di un atomo modificherebbe tutta la struttura molecolare. Noi vogliamo invece il composto sia stabile a piccole perturbazioni, e questa è una caratteristica che dobbiamo ritrovare. La seconda caratteristica, e la vediamo, è le interazioni. Allora, con questa definizione che aveva dato Butlerov, lui pensava che in ogni molecola esistessero tanti legami e così disposti in modo che ogni atomo fosse legato direttamente o indirettamente a tutti i rimanenti atomi della molecola. Torniamo al nostro esempio che abbiamo visto di 10 cariche. Tutte interagiscono, tutte sono legate. Di meno, di più. Noi ci abbiamo da spiegare perché scriviamo H2O, in cui H è legato all'ossigeno, l'altro H è legato all'ossigeno, H e H non sono legati. Perché non mettiamo il trattino tra i due atomi di idrogeno? Se fossero solo cariche, positive e negative, dovremmo avere tutto più o meno interagenti. Noi dobbiamo arrivare a spiegare per la selettività dei contatti e quindi il perché noi i trattini li mettiamo in certe cose e non altre. Guardate che questa è la molecola banale, l'acqua, ma appena si va a molecole più grosse, se fosse vero questo, esploderebbe il sistema. Bastano 10 atomi e tutte le interazioni diventano in numero astronomico. Quindi il concetto di molecola esiste, è come una rete in cui alcuni sono collegati e altri no. Questa selettività è tipica di tutti i sistemi strutturati, perché tutti i sistemi strutturati sono selettivi. Collegano qualcosa e non collegano qualcos'altro. Vediamo piano piano di arrivare anche a questo concetto. Vabbè, quello che aveva fatto sorgere l'esigenza di una struttura molecolare. No. Che caso ho combinato? No, vabbè. Era ovviamente il problema degli isomeri. Perché nel momento in cui uno trova che una sostanza, vediamo due sostanze con la stessa formula bruta, con la stessa formula di chi ci sta dentro e in che quantità. C2H6O, noi sappiamo tutti che rappresenta due sostanze. E se non vado a vedere la struttura, non potrò mai spiegare perché C2H6O una volta è alcol etilico e una volta è etere dimetilico. Cioè una volta c'ho CH3, OCH3 ed è una cosa. Sostanza totalmente diversa da quell'altra in cui ho C2H5 o H. Quindi l'H, o meglio l'ossigeno, non sta in mezzo ai due CH3, ma sta alla fine di C2H5. Solo quando è noto il concetto di struttura molecolare, gli isotopi, gli isomeri, possono avere spiegazione. Se no, non si capisce quel qualcosa in più che c'è oltre ai costituenti e al loro numero. E quindi questo era il motivo per cui gli isomeri erano importanti. Se riuscisse di tornare indietro sarebbe una cosa bella. Ma la cosa che volevo sottolineare è quella dei numeri dei legami, l'abbiamo vista, cioè che non tutto può essere legato a tutto, ma un'altra cosa importante è questo degli atomi all'interno delle molecole. Noi abbiamo detto che un insieme strutturato si forma mettendo insieme qualcosa e creando dei vincoli, oltre che avendo qualcosa in più. Questo ci crea che i costituenti non sono uguali alle stesse cose separate. Noi chimici sappiamo tutti benissimo che l'idrogeno dentro l'acqua
acqua, non è come l'idrogeno separato come H e neanche come H2. Se prendiamo una serie di molecole che hanno idrogeno, per esempio H2, H2O, CH4, C6H6, C2H5OH, in tutte queste molecole gli idrogeni sono differenti. Tanto è vero che per esempio parliamo di acidità di quell'idrogeno. Se diciamo che l'idrogeno in CH4 non è acido, mentre l'idrogeno dell'acqua è acido, quello dell'alcol dipende più o meno rispetto a quello dell'acqua, beh, stiamo dicendo che l'idrogeno all'interno di una molecola non è proprio più l'idrogeno elementare, ma è qualcosa di diverso dall'idrogeno. Questo qui è un aspetto che ci fa capire fino a quando l'atomo era intrasformabile, il concetto di molecola non poteva venire fuori, perché mettendo insieme gli atomi non ottiene niente di nuovo. Se io metto meccanicamente insieme un cellulare e un tavolo, uno sull'altro, ho un cellulare su un tavolo. Non ho creato nessuna proprietà in più. Solo quando il cellulare è meno cellulare e il tavolo è meno tavolo, cioè fino a quando non avrò la trasformazione dei costituenti, solo in quel momento posso creare qualcosa di nuovo, perché diventa un'aggregazione unica e differente da tutte quante le altre. Perché l'idrogeno nell'acqua è diverso da quello del metano, anche quello del benzene e via di seguito. Solo quando riesco a trasformare i costituenti posso avere la creazione di quel qualcosa in più dei costituenti. Questo è importante, e questo però si raggiunge solo nel Novecento, quando l'atomo non sarà più il corpo elementare, avrà una sua struttura, e sarà questa struttura a modificarsi quando si mettono insieme. Quando scriviamo una banale formula di Lewis in cui prendiamo gli elettroni dell'idrogeno e li consideriamo anche per l'ossigeno, stiamo dicendo che un pezzo di idrogeno è entrato dentro l'ossigeno. Quindi stiamo dicendo che l'ossigeno si è trasformato, da 6 elettroni intorno ce ne ha ora 8, ma anche l'idrogeno si è trasformato, perché da avere un solo elettrone ora ce ne ha 2. Quindi stiamo dicendo che i costituenti della molecola si sono trasformati per formare l'acqua. Questo a livello moderno della meccanica quantistica significa attribuire delle cariche parziali sugli atomi. Questo ci fa capire perché l'acqua si mette un delta meno sull'ossigeno, delta più sugli idrogeni e via seguito. E questi delta ci dicono che l'elettrone un po' è parte di questa e un po' è parte di quell'altro. Allora i costituenti si sono modificati per stare all'interno della nuova molecola. Ok. Nonostante tutto questo discorso, quindi che vediamo che il concetto di molecola si chiarisce quando possiamo scomporre l'atomo, quello che abbiamo visto con Bertagnini e quello che vediamo per esempio con la stereochimica ci dimostra che i chimici hanno lavorato col concetto di molecola per tutto l'Ottocento senza, o avendolo più o meno implicitamente chiaro, ma senza averlo chiarito, che gli atomi all'interno della molecola si dovevano trasformare, perché l'atomo per definizione era intrasformabile. Come faceva a trasformarsi all'interno della molecola? Ma se l'atomo non si può trasformare, non può neanche legarsi, perché che significa legame chimico? Cioè, io vorrei capire proprio che significa due cose che si legano. Due cose che si legano, io vedo bene che questo qui si lega al tavolo, perché ci ha appoggiato sopra. Ma questo ci ha appoggiato sopra perché ci sta la forza di gravità. Senza la forza di gravità questo non è legato al tavolo. Questo sta per fatti suoi. Allora, legare gli atomi è sempre stato un problema presente in tutto l'atomismo. Gli antichi lo risolvevano in maniera molto semplice. Se un atomo c'ha un buco e quello c'ha una sporgenza, quello si incastra dentro e resta lì. Questa era l'idea antica. Però capite che anche se si incastra lì dentro e resta un atomo incastrato e basta,
non è cambiato niente, è come il cellulare sulla tavola, resta sempre cellulare più tavola, atomo incastrato più atomo non incastrato, cioè non è creato niente di nuovo mettendo insieme i singoli pezzettini. Solo quando gli atomi diventano strutturati a loro volta, e questo ci fa capire che come funziona in pratica, secondo me, tutta la trasformazione. Ogni gruppetto, ogni cosa strutturata, quando si mette insieme, cede un po' della sua struttura e quindi si modifica per creare il nuovo. E questo vale per le molecole all'interno di una cellula, che acquistano funzioni, che acquistano proprietà e via di seguito, e vale per gli atomi all'interno di una molecola e per tutte le cose strutturate. Allora, sperando di aver almeno sgrossato il concetto di struttura molecolare, perché secondo me è un concetto molto complesso e che solo inquadrandolo in un contesto più ampio può essere capito, vediamo che cosa succede alla chimica una volta che ha assunto che le molecole hanno una struttura molecolare. La prima cosa che succede è questa qui. Noi abbiamo visto che Bertagnini faceva delle sintesi, ma tutte quelle sintesi erano, se vogliamo, in parte intuitive, in parte provate sperimentalmente. Solo quando uno conosce la struttura può progettare una sintesi. Pensate come si farebbe ora. Io voglio ottenere questa molecola. Allora, per ottenere questa molecola, che devo fare? Togliere quest'atomo qui, che so che è abbastanza facile togliere perché vuol dire, perché è acido e quindi vuol dire che se ne va facilmente. Ci attacco un altro gruppo qui. Questo vuol dire conoscere la struttura di quello che ci sto attaccando sopra. Poi trasformo questo. In pratica, progettare una sintesi implica conoscere la struttura di quelli di partenza, le proprietà con cui interagiscono e costruire una nuova struttura. La chimica sintetica reale, quella che esplode con i milioni di sostanze, può nascere solo dopo che è chiaro che cosa veniva fuori. Voi avete visto che quelle molecole di Bertagnini erano molecole complesse, che giustamente loro non capivano nemmeno perché era venuto fuori l'acido malico o non era venuto fuori l'acido malico. Ma giustamente, perché non avendo chiaro il concetto di struttura molecolare e poi come metterla in evidenza, che è un altro problema, perché è chiaro che la cosa è sulla carta, la cosa è andarlo a vedere, tutta la spettroscopia, tutto quello, il mondo che mette in evidenza la struttura molecolare. Se non so chiare queste, la chimica resta pratica, resta un mettere insieme cose sperando di ottenere delle cose, per conoscenza empirica. Io so che se metto insieme questo ottengo più o meno questo, se metto insieme quell'altro. La chimica è andata avanti per secoli, partire dall'alchimia, mettendo insieme qualcosa. Ha potuto progettare delle sintesi solo quando ha capito come erano fatti i costituenti e come erano fatti quelli a cui volevamo arrivare. Possiamo dire che esiste un dogma, come quello della biologia, anche un dogma per la chimica, il dogma centrale della chimica, come il dogma centrale della biologia, e dice: l'idea che le molecole siano corpi materiali microscopici, con forme più o meno ben definite, è stata fondamentale per lo sviluppo della nostra comprensione delle proprietà chimico-fisiche della materia. Ed è ormai così familiare, profondamente radicata nel nostro pensiero, che di solito è dato per scontata. È il dogma centrale della chimica, cioè la struttura molecolare rappresenta, con la propria forma delle molecole che dà e via di seguito, rappresenta il dogma centrale della chimica. E noi siamo convinti che, data una struttura, siamo in grado di capirne le proprietà. E date le proprietà, non può che avere quella struttura. Capite il collegamento specifico tra struttura e proprietà. Senza una struttura, oggigiorno, io non potrei parlare delle proprietà delle molecole. Sì, potrei fare un elenco, potrei fare tante belle cose. Ma lo stesso Farusi, quando ha voluto parlare di quelle molecole, e ne ha disegnato la struttura, che il Bertagnini non poteva conoscere, ma che per capire noi che cosa facevano c'era bisogno dei benzeni e via di seguito su lì sopra.
Senza quelle strutture non si capisce niente, si capisce solo una serie di proprietà che possiamo classificare. Questa è di questa categoria, questa è di quest'altra categoria, questa è di quest'altra. Ma perché questo fa questo, perché fa quell'altro, non può essere percepito. Finora abbiamo parlato di molecole. Alcuni perché sono biologi, ma tutti perché abbiamo fatto un po' di chimica e un po' di biologia, sappiamo che le molecole esistono di varie dimensioni. Si va da quella di H2, piccolina, a quelle belle grosse, ma grosse grosse. E l'altro, in ultima conferenza che ho fatto un giochino per dimostrare sul DNA. Il DNA c'ha in quello umano grosso modo 3 miliardi di basi, quindi 3 per 10 alla 9. La distanza tra le singole basi è 3 per 10 alla meno 10, perché è 3, 4 angstrom, va bene? 3 per 10 alla 9, per 3, 4 per 10 alla meno 10 fa circa 1, vuol dire che il DNA è grosso un metro. Va bene? Cioè questo è il DNA. Ora forse i conti non se li fa mai, perché i numeri a volte ci dicono tanto. Cioè una molecola di un metro. Ovviamente non sta in quella forma lì. Possiamo far vedere, ma non diciamo niente di nuovo, perché lo sapete tutti quanti, no? Quindi non stiamo dicendo niente di nuovo, giusto per farlo vedere che... Cioè il DNA sta in questa forma qui, in cui è tutto attorcigliato. La forma che normalmente si dà questa qui, ci dà il DNA di un metro. Questo ci fa capire anche la difficoltà di queste cose a poter reagire, nonostante che stanno attorcigliate, come per far sì che il metro sta dentro al nucleo della cellula, che già è piccolo di per sé. Queste cose a volte uno non se ne rende conto, perché uno le disegna sulla lavagna le cose, e sulla lavagna ci stanno tutte di tutte le dimensioni senza problemi. Quindi anche l'esercizietto matematico che ci fa vedere quanto possono essere grosse le molecole, secondo me è istruttivo, perché apre tutta una problematica da capire. Torniamo indietro, se ci riusciamo. Allora, abbiamo parlato quindi di molecole e macromolecole. Qui si apre tutto un discorso sulla struttura molecolare che è ben noto a tutti, ma su cui bisogna riflettere. La struttura molecolare in una proteina è il susseguirsi degli amminoacidi? O è la forma globale della proteina? Qual è struttura e qual è sovrastruttura? Qual è quello che dà la funzione e qual è quello che invece... Sapete, non ve lo lancio lì perché sono cose ben note, però sono cose su cui riflettere lo stesso, perché il concetto di struttura a livello delle macromolecole acquista delle proprietà diverse che a livello delle molecole. Una cosa è la molecola di benzene, dove se sono 6 carboni facciamo l'esagono, e una cosa è l'emoglobina, che già sono solo 9.000 atomi, e che già lì cominciamo ad avere qualche difficoltà. Ora ce la facciamo vedere, ma lo sapete tutti, non vi sto a dire certo cose nuove. Abbiamo visto il DNA, ma vediamo in un intermedio. Allora, quindi tutto il concetto di struttura e funzione si va a ricollegare al chiarire quale struttura stiamo considerando, che cosa significa struttura molecolare a livello delle macromolecole, e quindi tenete presente che quando all'inizio, diciamo i primi decenni del Novecento, c'era tutta la problematica se le macromolecole erano molecole o no, la cosa è stata risolta con molte difficoltà, perché per i chimici dell'inizio del Novecento non era concepibile una molecola fatta da 9.000 atomi.
Si erano trovate sempre molecole piccole. Dove veniva fuori una molecola con 9.000 atomi? E c'è tutta una serie di studi, praticamente l'ultracentrifugo alla fine, che dimostra che quella è una molecola, perché loro pensavano che fosse aggregati di molecole. Quando ne fai l'ultracentrifuga di questo qui e resta ancora tutta unita, senza spezzare l'aggregato nelle singole molecole, arrivano a rendersi conto che quella è una molecola. Poi, nella seconda metà del Novecento, verranno fatte le strutture a raggi X, Peutz, l'emoglobina e via di seguito. Ma questa è nella seconda metà del Novecento. Nella prima metà del Novecento il concetto di macromolecola viene fuori con molta fatica, proprio su tecniche sperimentali che mettono in evidenza che noi non riusciamo a dividerle, queste molecole. Se sono aggregati di molecole, non li riusciamo a dividere. E quindi vuol dire che è una cosa in sé. Vabbè. Il concetto di struttura entra anche in crisi con il concetto di con la meccanica quantistica, perché sapete il principio di indeterminazione, sapete queste cose qui, e questi noi li disegniamo belle precisi sul posto e via. C'è qualcosa di complicato là. Resta il dato di fatto che secondo me è importante, che la meccanica quantistica ci dà un altro supporto al concetto di struttura, che solleva quel problema che avevamo detto poco fa. Una struttura di 10 cariche è troppo aleatoria. Qualsiasi cosa muove sparisce. Una struttura molecolare può resistere alle perturbazioni perché ha i suoi livelli energetici e tutte le perturbazioni che non permettono di passare da un livello all'altro sono assorbite all'interno della struttura. Quindi questo ci permette di dire che i composti hanno una propria struttura e che resta la stessa fino a quando non reagisce. E questo è un aspetto importante, perché se la struttura fossero state infinite, non aveva nemmeno senso dare i nomi alle strutture. I nomi dei composti, l'acqua è piccolina, vabbè, prendiamola, il benzene. Se il benzene a ogni cambiamento ti dava un'altra cosa, è chiaro che te ne facevi poco, non lo potevi chiamare solo benzene, sarebbe stato i benzeni, perché a seconda delle perturbazioni ti avrebbe dato cose diverse, mentre è il benzene con le sue caratteristiche, perché prima di poter passare a un altro livello e c'è un bel delta di energia, tale che tutte le perturbazioni normali, per esempio la temperatura e cambia di cosa, non ti fanno sì che lui passi all'altro livello. Quindi un aspetto importante della meccanica quantistica e della separazione dei livelli è proprio questo, di permettere di solidificare le strutture, renderle stabili e non aleatorie che si possono modificare con ogni perturbazione. Va bene, quindi abbiamo visto che abbiamo introdotto questo livello intermedio tra gli atomi e le molecole. Questo livello è fondamentale perché è allo snodo tra il mondo inanimato e il mondo animato. Cioè noi con le molecole spieghiamo tanto la geochimica quanto la biochimica, tanto i cristalli e i minerali quanto quello che c'è dentro la cellula. In un'ottica sistemica, in un'ottica in cui gli aggregati formano dei sistemi, questo non significa mai ridurre i costituenti ai sistemi. Quindi la biologia non è chimica applicata, come la chimica non è fisica applicata, e come tutte le cose umane non sono biologia applicata, perché ogni volta che le cose si mettono insieme creano qualcosa di nuovo. Quindi è inutile che noi pensiamo di ridurre sempre al piano precedente per poter spiegare tutto. I costituenti sono fondamentali e necessari per fare quello, ma non sono sufficienti per spiegare quel piano di complessità. Idrogeno e ossigeno sono essenziali per spiegare l'acqua, ma bisogna che si mettano insieme con una propria struttura per formare un sistema strutturato che si chiama acqua. Questo ovviamente per la biologia è fondamentale per spiegare perché una cellula è viva formate di tanti pezzi di corpi morti. Diderot diceva: nessuno mi convincerà mai che mettendo insieme dei pezzi di corpi morti,
molecole sono morte, non hanno vita, posso ottenere qualcosa di vivo. Detto così sembra una cosa quasi convince, mettendo insieme cose morte, perché posso ottenere una cosa viva? No, perché se noi ci mettiamo in quest'ottica, ci siamo nell'ottica, tutte le proprietà dei costituenti ci danno già le proprietà del sistema. No, perché altrimenti la vita poi la devo mettere nei costituenti, la devo mettere nei pezzi morti, e poi la devo spostare negli atomi, e poi la devo spostare, cioè tutte le proprietà le devo spostare alle origini, se non le posso creare saltando da un livello all'altro. Vabbè, io ora l'ultima cosa che vorrei aggiungere, due piccole cose, poi penso di averne già fatto abbastanza. Una prima cosa è quello dell'informazione, la difficoltà di padroneggiare l'informazione che c'è dentro a questi, vabbè, questo zuccheri, grassi, questa è l'emoglobina. L'emoglobina guardate, l'emoglobina c'ha 9047 atomi, una cosa di questo genere. Se io ci metto tutti i 9000 atomi, metto tutta l'informazione che ho, ma l'eccesso di informazione è come non avere informazione. È la stessa cosa che sta succedendo con internet. Più informazione ho, meno la posso gestire, meno la posso utilizzare. Quindi mettere insieme tutte le informazioni è sovrabbondante. Rischia di non permetterci di capirlo. Allora, io la stessa emoglobina la posso disegnare così, in cui metto in evidenza alcune cose a secondo del contesto dove sto lavorando, a secondo di quello che voglio spiegare. In un momento metterò in evidenza gli emi, quei gruppi dove si va a collegare l'ossigeno, che sono quei quattro, con una loro struttura, con una propria forma, con una propria inclinazione. E in altri momenti magari mi vado a interessare se quelle lì sono alfa eliche o no, quelle lì che sono quelle catene disegnate lì, perché a secondo del verso mi dice una cosa o no. Allora, a secondo del caso, l'informazione va decomposta. L'eccesso di informazione equivale a non informazione. E quanto più io riesco a particellare l'informazione, più riesco a padroneggiarla. In qualche caso, per esempio, basta la molecola, fare uno schizzo della molecola, perché quello che mi interessa è quel che cos'è? Un gruppo a 5, sì, è quel pentano, quel gruppo che si lega all'atomo che sta all'interno di un eme. Quindi è tutto lì la mia informazione che mi serve. Non mi interessa tutto il resto solo per posizionare quelli lì. Vedete, li ho tracciati molto velocemente, quasi a schematizzarli, perché è l'informazione che mi interessa poco. In altri casi mi occorre concentrarmi sulle catene e dare anche dei versi in cui sono percorse le catene. Tutti quanti sappiamo, perché ormai lo sanno, il DNA lo conoscono tutti, che i due filamenti del DNA sono antiparalleli. Cioè vanno in verso opposto. Come lo vediamo, si guarda il gruppo terminale e si vede che appunto sono uno l'opposto dell'altro. Questo è una cosa ben nota a tutti, ma ci sono delle forme del DNA in cui questi qui sono paralleli. Io per esempio, che mi occupo di molecole di origine biologica, sto studiando una forma del DNA in cui prima cosa è una quadrupla elica e non una doppia elica. I quattro fili sono tutti e quattro paralleli. È una forma che esiste in certe situazioni e che pare sia collegata all'invecchiamento e al cancro, perché si riproduce meno bene di altre forme, quindi invecchiamento e cancro sono legati alla riproduzione. Per dire come questi concetti poi ritornano persino nelle cose che uno fa tutti i giorni, fa nelle cose che fa da chimico, diciamo. Va bene. Volevo solo dire che non sempre biologico significa grande. Quella è l'aspirina e quella è la penicillina. Qualche volta anche il piccolo
svolge le sue funzioni in ambito biologico. Vorrei aggiungere solo quindi un ultimo aspetto che mi sembra importante e lo vediamo per esempio qui, quest'ultimo aspetto. Saltiamo un po' di cose. Noi le molecole le disegniamo lì sopra, ma le molecole fanno questo. Cioè all'informazione che è già sovrabbondante, bisogna metterci la dinamica. Quelle sono le acque intorno a un pezzetto di DNA. Allora, vedete che il problema di gestire l'informazione diventa il problema più grosso della biochimica. Il problema di poter avere le informazioni. La stessa nomenclatura va in crisi. Tutti quanti studiate la bella nomenclatura della IUPAC, Nell'emoglobina qual è la catena che vado a prendere? C'ho 9.000 atomi, tutti quanti più o meno collegati tra di loro e senza una catena ben individuata, eccetera. Vedete che anche i concetti che noi insegniamo e via di seguito vanno in difficoltà col mondo della biochimica. E penso che avendone detto parecchio posso andare verso le conclusioni. Allora, teniamo presente che quello che noi vogliamo fare è utilizzare la scienza per spiegare il complesso macroscopico. Per fare questo, noi dobbiamo utilizzare modelli e esperimenti. L'idea dello scienziato che va in natura, osserva e fa le scoperte, bello scienziato, filosofo naturale del Settecento, via di seguito, è un po' passata rispetto alla scienza attuale. La scienza attuale si occupa di modelli, quindi di qualcosa che andando a spasso in natura non si trovano, e di modelli sperimentali, in cui tolgo tutte le variabili esterne e mi concentro solo su alcune variabili specifiche, quindi sia su esperimenti. Sarà meno poetica, ma se vogliamo gestire quelle molecole che abbiamo visto, non possiamo che fare così. Quindi la scienza semplifica la realtà in che modo? Utilizzando delle scale. La scala del tempo, la scala della dimensione, la scala dell'energia, quella della complessità. Che significa? Significa dire che se io ho un qualcosa che avviene nell'ordine dei nanosecondi, 10 alla meno 9 secondi, e io voglio sapere che cosa succede mentre stiamo noi qui parlando, quindi nella scala dei secondi, dei minuti. Probabilmente quello lì è come se non avvenisse proprio. Perché? Perché ne sono avvenuto miliardi, si saranno mediate, e quindi io vado a vedere nella scala dei secondi che cosa mi succede. Vuol dire che le scale sono abbastanza separate, che se i fenomeni avvengono in scale temporali diverse, qualche volta lo posso totalmente eliminare, qualche altra volta lo devo considerare, ma a secondo dei casi. Perché? Il più delle volte si va a mediare e sparisce. Lo stesso vale per la scala delle dimensioni. Se io sono interessato al tavolo fatto di metri che sta qui, gli atomi che ci sono dentro, sì, sono importanti, ma tutto sommato il falegname se ne frega degli atomi. Lavora con i metri e con i centimetri. Se io sono interessato alle molecole, quello che avviene alla scala delle particelle elementari con un'energia di milioni di electron volt, mi interessa il giusto, perché io mi sono piazzato in una scala dei kilojoule e quindi sto in quella scala dove quello avviene. Tutto quello che avviene fuori, in più e in meno, non mi avviene in quella scala, mi permette di separare quella scala. E le scale di complessità sono queste scale che abbiamo visto, questi livelli differenziati che permettono di lavorare con le molecole fregandosi delle particelle elementari che stanno dentro all'atomo che sta dentro alla molecola, quindi lavorando in orizzontale a quel livello di complessità. E questo però ci porta a una visione del mondo fatta a livelli e alla logica
differente con cui affrontare la spiegazione scientifica. Vedete, esiste una logica di tipo verticale, che viene chiamata riduzionista in genere, che presuppone che ogni cosa si spiega sempre più nel profondo. Era la logica che aveva creato gli atomi, perché io volevo partire dal complesso per arrivare al semplice dell'atomo. Ora non c'è più l'atomo, allora vado a protoni, neutroni ed elettroni. Poi scopro che neanche questo particella elementare, allora vado ai mesoni, ai barioni e via di seguito, fino ad arrivare ai quark, che sarebbero i costituenti elementari. La speranza che io noto, conoscendo i quark e conoscendo le leggi che li governano, io possa ricostruire tutta questa catena e arrivare a capire il DNA, arrivare a capire dal DNA come siamo fatti noi, le nostre caratteristiche, arrivare a capire perché oggi noi siamo qui dentro a parlare di questo, perché le nostre particelle elementari, i nostri quark sono fatti in un certo modo, mi pare un'impresa titanica e inutile. Allora io penso che quest'ottica riduzionistica, in cui tutto si riduce andando a sempre più in profondità, è un'ottica perdente. Non fosse altro perché porta anche a un determinismo. Se tutto è già implicito nelle particelle elementari e nelle loro interazioni, quello che noi pensiamo di fare come libera scelta, in verità è già implicito lì dentro. Allora, noi siamo come degli attori di un film che è stato già girato, perché è già lì dentro tutto implicito. Non mi sembra il modo corretto di affrontare il problema. Ma neanche l'idea che tutto sta a livello globale e non si va a vedere i costituenti, l'olismo tipo della termodinamica, mi sembra una posizione vincente. Io credo che la posizione sistemica, in cui ci sta dei costituenti che si mettono insieme e formano un ente strutturato, che ha proprietà maggiori di quelle precedenti, minore perché ha dei vincoli, e uno è complesso nello stesso tempo, è conflittuale perché interagisce con tutto al suo interno e fuori, sia una posizione vincente. E la chimica, che è una scienza sistemica, è secondo me un buon esempio da poter spendere anche a livello culturale per far sì che anche le scienze umane, anche le scienze di tipo diverso, possano utilizzare un'ottica di tipo sistemico. Ok. Anni c'è stato bravissimo. Ci sono domande? A me non me lo dice lei. No. Io e lui siamo colleghi e amici di vecchia data, però sei stato veramente bravo. Ci sono domande? Io allora ve la faccio a voi da docenti la domanda. Ce l'hai, no, io ce l'ho. Ce l'hai, sì. I concetti più semplici, o i concetti che, più generali, ecco, non più semplici, che vengono insegnati all'inizio di tutti i corsi di chimica, ma anche delle altre materie, ma concentriamoci sulla chimica, come elemento, composto, atomo, molecola, via di seguito, sono i concetti più complessi. Noi, volendoli insegnare all'inizio, abbiamo questa difficoltà a sapere che sono complessi, perché noi lo sappiamo, ma nello stesso tempo a darle a degli studenti che non hanno la possibilità di vederne la complessità, perché non hanno ancora tutta quella struttura. Quindi didatticamente bisognerebbe magari darli all'inizio, ma poi ritornarci su tante volte. Cioè fare dei percorsi ciclici in cui sui concetti più banali, e che sembrano scontati, la molecola è un gruppetto di atomi, abbiamo finito lì. No, avete visto che ci ho parlato per un'oretta sopra e se ne poteva parlare parecchio di più. Allora, secondo me didatticamente, man mano che uno acquisisce altre conoscenze, altre cose, ritornare e far vedere che quel gruppetto di atomi, se non ha certe caratteristiche, non è una molecola, secondo me è un esercizio didattico interessante che andrebbe fatto
proprio per far sì che alla fine di un percorso quinquennale, di un percorso lungo, certi concetti dati all'inizio in maniera semplice, perché non puoi che partire da qualche parte, si sono arricchiti, e anche quelle più generali si sono complicati. Ecco. Questo è un consiglio che mi permetto di darvi, perché io sono convinto che molti laureati in chimica, ora dico in chimica, se gli chiedi che cosa è una molecola, vanno in difficoltà, va bene? Allora, parlo dei chimici, quindi parlo dei miei. Se si deve andare in difficoltà perché il concetto è complesso, senza padroneggiarlo, poi è difficile darlo agli altri. Allora, facciamo tutti questi percorsi ciclici, torniamoci sui concetti, perché i concetti, quando più generali sono, più sono complessi. Io l'ho detto per la chimica, ma pensiamo a un concetto come energia. Pensiamo al concetto di entropia in altri contesti. Se non ci si torna su e ci si rimastica, alla fine sanno tante forme di energia, ma non sanno che cos'è l'energia. È chiaro? Vabbè, se non ci sono altre domande... Allora, grazie mille, ci vediamo quindi all'Aula Dini. Grazie, arrivederci. Quel blocco che l'avevo fatto originale...